Addirittura con il fiume principale del Piemonte, cioè il Po. E fa caldo? Ma che? Qua a Milano sono 3 mesi che piove, sembra di stare dentro Blade Runner. Pure io. C'ho il muschio sulle scarpe. Vabbè, vedo venerdì, dai. Prendo un treno e vengo giù. Ok? Va bene, te lo faccio sapere. Bella, Fra? Ciao, ciao. Com'è, Crastaccio? Siamo caldi? Come le palle di un eschimese in una granita. Beh, di che si parla oggi? Oggi roba allegra, oggi parliamo di rimedi per combattere la tristezza. Anzi, se hai dei consigli che magari ti fa piacere dare alla gente. Sì, uno, quello di non ascoltarci. Tu ci scherzi, ma lo sai chi è il nostro primo ascoltatore? Senti, ci chiedevamo, stai nuotando? Lo zio Linus. La Sara, la sua assistente, mi ha detto che ci sta tenendo sotto orecchio. Andiamo bene, speriamo che non ci ascolti oggi. Ragazzi, notiziona! Linus ha anticipato le ferie e parte oggi con tutta la famiglia. E allora, Maria? Vi saluta e dice che è molto contento perché da oggi potrà ascoltarvi tutti i giorni con la dovuta calma. No! Pollo! Fammi una ricerca veloce sui rimedi antitristezza. Forza. Dammi un secondo. Provi, sondaggio al volo. Cosa fai per tirarti sul morale? Mi sfondo di cioccolata e sfoglio cataloghi di biancheria intima da uomo. Ma va! Secondo te io ti sembro il tipo... ma no, scherzavo. Radio DJ, One Nation, One Station. C'è bisogno di un miracolo, speriamo che a Linus si rompa l'autoradio. Ma quale miracolo? Dai, andrà tutto a gonfie penso. Ragazzi, manca 20, sta finendo il disco. Amici di Wikileaks, bentornati su Radio DJ, bentornati da parte di Vic e Federico Russo, pronti per una nuova puntata che oserei definire confidenziale e introspettiva. Esatto, perché questa sera scopriremo quali sono i vostri personali metodi per combattere la tristezza. E tra l'altro c'è brutto tempo a Milano, un tempo da lupi, e questo di solito è motivo di malumore, no? Sì, prima di prendere la prima telefonata però vorremmo mandare un caro saluto a Linus e alla famiglia che sappiamo essere all'ascolto. Come no, ciao Linus, ciao a tutta la tua famiglia e sentiamo chi è il primo ascoltatore in linea, pronto? Ciao, sono Efisio, da Cagliari. Vabbè, viva l'entusiasmo, Fisio, che è successo? Ti è morto il gatto? No, no, il gatto sta bene, è mia nonna che è morta. E ci dispiace molto, Fisio, e quando è successo? Ieri, all'improvviso, proprio un colpo secco. E visto che vi ascoltava sempre, le volevo dare l'ultimo saluto alla radio. Certo, mi sembra una bellissima idea, no? Fede, no? È arrivato il momento di un altro amico a Wikileaks. Chi c'è in linea, pronto? Ciao, sono Gabriele, siamo da Lodi. Allora Gabri, raccontaci qual è il tuo rimedio per combattere la tristezza. A me quando sono triste basta ascoltare la mia radio preferita che subito mi sento meglio di brutto. Ma grazie Gabriele, non sai quanto è importante per quelli che fanno un lavoro come il nostro. Senti, ma da quanto tempo ascolti Radio DJ? Ma va, io ascolto Radio Free Wave. Scusa, e perché hai chiamato Radio DJ? Di là non mi mandano mai in onda, è una vita che ci trovo. No, ti mandano in onda, di là. Ma noi qui a Radio DJ riserviamo sempre un posticino per una make, stavi per dire a make quando fai il pugliese, ho capito, sei molto divertente. Grazie Gabriele, ciao a make, ciao. Oh, meno male che doveva filare tutto liscio, Secondo me Linus sta facendo l'inversione a U e torna indietro a farci il cazziatone. Vabbè, tutto sto pessimismo però porta solo guai. Ecco il primo. Fede, ecco quello che mi avevi chiesto. Che schifo.
Che già, eh? Gli avevi detto un secondo arrivo, sono passati 43 minuti. Così hai trovato traffico, pollo. Occhio ragazzi, disannuncio sulla coda, poi entro io con il jingle. Ok, cosa c'è, scusa, sul foglio? Ma va, niente, lascia perdere, che ho chiesto a Pollo di farmi una breve ricerca sui metodi per combattere la tristezza. È riuscito soltanto a mandarmi in depressione. Ok, entriamo! Parliamo di qualcosa. Questa sera, Vicky Rix, stiamo raccogliendo le vostre testimonianze per scoprire i vostri metodi per combattere la tristezza e riacquistare il buon umore, ma tranquilli perché fra un istante vi sveleremo il metodo migliore, il più efficace che abbiamo scoperto in rete. E il metodo migliore è... Oh! Quindi? Che fa? Ci fa rimanere sulle spine? Quindi il metodo migliore è... Che passerà! Cioè... Che passerà questo momento di tristezza o no, eh? Grazie anche al nostro consiglio, che è... Tra poco, lo diciamo, perché prima c'è una telefonata, è vero? Prima c'è una telefonata, diamo la precedenza ai nostri ascoltatori, al popolo di Radio DJ, vogliamo sentire la voce vera degli ascoltatori. C'è qualche problemino di linea, ma credo che forse sì. Abbiamo la telefonata, sì. Pronto! Ciao Vic. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Mu. Ti chiami Mu? Sì, come quella vacca di tua sorella. Ecco, sì, c'è della simpatia, nell'aria questa sera. Molto simpatico, sì. Ciao Fabrizio, nella scuola. Beh, dai Fede, però... Non dire una parola, ne ho già sentite abbastanza per oggi. Era Linus. No. Mm-mm. Ha detto testuali parole. Di ai ragazzi che il programma è talmente idiota che fa il giro e diventa quasi divertente. Sì, fratelli, ho visto la luce. Ma non sapevo che andava tutto meraviglia. Te l'avevo detto, no, che te l'avevo detto. Poi ha aggiunto che erano settimane che pensava di chiudere questo squallido baraccone e di rispedirvi ai vostri vecchi orari. Evento prodigio miracolo. Ma siccome fate progressi, Wikileaks continua fino a fine stagione. Yuppie, evviva. Tragedia, cataclisma. Ma naufragio. Vabbè dai, almeno vuol dire che il programma gli piace. No, voglio morire. Ma dai, non ti abbattere, amico. Poi non siamo soli in questo viaggio. Abbiamo dei compagni. Abbracciami, guarda, c'ho bisogno, abbracciami. Vieni qua.